che lo chiama. Alessandra e Francesco con la cintura dei campioni, stile pugili. Questa è l'immagine con cui Berceto ha festeggiato ieri la conquista di un posto nella fase finale di campanile italiano, la sfida che da alcune settimane vede protagonisti alla trasmissione TV La prova del cuoco di Rai 1, la proprietaria e lo chef del ristorante Il Bacher di località Cattaia. Alessandra D'Addetta e Francesco Ambrosini hanno dominato anche la prova di ieri contro due cuochi di Tuscania, Viterbo, nel Lazio, a convincere gli italiani con televoto a favore di Berceto, che ha raggiunto quota 77%, sono stati la preparazione della pasta allegra bercetese con ragù di maiale e vitello da parte di Francesco e del cestino di parmigiano con funghi prugnoli strapazzati con l'uovo da parte di Alessandra. Per la proprietaria e il cuoco del Bacher si è trattato della terza apparizione televisiva dopo le precedenti vittorie, sempre piuttosto nette, contro i rappresentanti del Trentino e della Liguria. Ora Alessandro e Francesco accederanno alla fase finale che li vedrà protagonisti il 5 maggio contro i rappresentanti dell'Abruzzo. Durante la trasmissione c'è stato spazio anche per la consueta vetrina sui prodotti tipici del nostro territorio. Vedi che lui ha steso, ha dato una spennellata alla pasta, che è fatta con tante uova.